Ini, ninci yamababu zako, yamababu zango, yamababu wamababu zeto. Niapa ilipoansa safari yao, yakusamba duniani kote. Questa è la terra dei tuoi antenati. Awa kuelewa walikokuwa. Dei miei antenati. Bali, degli antenati dei nostri antenati. Walifikia bari, è cominciato il loro viaggio per il mondo. Yamaji, namoto essi non sapevano, ma cercarono nuovi spazi, siku, nuovi cieli, e giunsero al mare, macho e lo attraversarono, terra sopra acqua, fuoco perpetuo ma wimbi sotto i loro yali piedi. Pandangani. Tena, e venne il giorno del distacco. Il mare coprì la terra. Occhi sgomenti videro disperdersi fra il ribollire delle acque il loro stesso sangue. Volute di liquidi si innalzarono al cielo. Mai più il fratello avrebbe rivisto il fratello, il padre il figlio, il figlio la madre. E la madre pianse, con le dita tese, pregando le anime dei morti affinché potessero un giorno vincere la natura e riportare nel suo ventre il battito eterno del cuore dei suoi figli. Chi erri per strade silenziose ha un'esperienza diversa del mondo. Le vicinanze sono scomparse per lui e con esse anche le lontananze. Tutto è lontano e vicino nello stesso tempo, strettamente accanto a noi, eppure misteriosamente distanziato. Lo spazio ha perso la sua misura. Si odono sussurri e suoni, ma non si sa da dove e da chi vengano. Chissà che cosa mai è avvenuto una volta in questo luogo. La musica è il suono magico in cui cielo e terra, vicinanza e lontananza, uomo e natura, presente e passato, sembrano conciliarsi in perfetta armonia. Ed improvvisamente balena un sapere, o precipita come una stella filante, un sapere raro, prezioso, un sapere magico. Decimo millennio avanti Cristo. Un uomo incide sulle pareti di una grotta un momento di un rito. Non più cervi, buoi o altri animali con valore propiziatorio. Adesso l'oggetto della rappresentazione è un particolare comportamento umano, fissato in un suo particolare istante. L'artista trova nella creazione il soddisfacimento di una sua esigenza interiore. Alla roccia, egli confida i segreti del suo animo e la grotta è lo scrigno che li ha custoditi fino a noi. Grazie a lui, oggi, possiamo tentare di ricostruire quello che è accaduto un giorno di decine di migliaia di anni fa, alle falde del Monte Pellegrino. Thank you.
no usa qei tadalla kofa kai tufla epicarmos.